comincerò dicendo una frase che, se compresa, dovrebbe svuotare l'aula. Io non conosco la letteratura inglese, la gente alla chetichella dovrebbe cominciare a uscire. No, nel senso che io, esatto, il vantaggio è che in Italia, appunto, come dicevo, non fa tanto parte dei programmi scolastici. Conosco qualcosa. E quindi anche per me è stata una novità l'incontro con i preraffaeliti. E quello che a me interessa è la parte più degli italiani. Cioè, io punterò molto, partirò dai preraffaeliti, ma la maggioranza dei testi che sentirete sono testi di poeti italiani. Sono appunto testi che vogliono dimostrare due cose. La seconda, parto dalla seconda, che arriverà alla fine, è la più normale delle due. L'influenza che il movimento preraffaellita ha avuto anche in Italia. Questa influenza è riconosciuta anche dalla critica, per esempio, per D'Annunzio. Non è una novità. Ed è appunto centrale. L'altro aspetto invece, centrale nel senso che è proprio il titolo della lettura di oggi, l'altro aspetto invece è un pochino più, potremmo dire, soprannaturale, prendendo questa espressione appunto che è stata usata per Dante Gabriel Rossetti, ed è questo. Partirei da una citazione di Marcel Proust. Secondo Marcel Proust, nella Ricerca, ci dice: gli uomini di una stessa epoca si somigliano tra di loro, pur avendo ideologie diverse, molto più di quanto non si somiglino persone che hanno la stessa ideologia ma sono vissute in epoche diverse. Cioè, in altre parole, due persone di sponde ideologiche completamente opposte, vissute nella stessa epoca, si somigliano tra loro di più, hanno gli stessi pensieri, hanno lo stesso sentire rispetto a persone che magari hanno la stessa ideologia ma sono vissute in epoche diverse. Allora, questo non è detto che ci veda tutti d'accordo. Magari uno può dire: io non la penso per niente così. Qualcun altro potrebbe dire: assomiglia un po' a quelle divisioni sociologiche che vanno tanto di moda oggi, per cui si parla dei millennials, no? Dei boomer, quando, qualcun altro invece potrebbe dire no, la divisione è una sola, ricchi e poveri, no? Ed è sempre stata quella, e questa è l'unica vera interpretazione della realtà. Insomma, questo per dire che non è detto che tutti debbano essere d'accordo su Proust, ma come sempre Proust diceva: quando un'idea è espressa con intelligenza, nell'avversario che cerca di confutarla, un pochino di questa idea si appiccica sempre. Cioè, le idee di successo, le idee che hanno del buono, sopravvivono anche in chi le controbatte. Perché in qualche modo, per controbatterle seriamente, deve comprenderle. Nel momento in cui le comprende, qualcosa di quell'idea, se è buona, sopravvive dentro di lui. E farò una citazione totalmente opposta a Proust, Goebbels. Stavo leggendo un libro di storia sul nazismo e mi sono imbattuto in una citazione di Goebbels che mi ha colpito molto. Lui parlava dei roghi dei libri e diceva, e che ovviamente i roghi dei libri di Hitler non erano i roghi dei libri di Nerone, i roghi dei libri di Nerone erano finalizzati alla distruzione dell'opera. I roghi dei libri dei nazisti erano più una, come posso dire, quasi una liturgia. No? Perché sapevano benissimo anche loro che l'opera non l'avrebbero cancellata, era più un'esibizione di potere e una celebrazione. E lui dice questa frase, che è figlia proprio di questa idea proustiana, perché evidentemente lui aveva letto ai libri che avevano letto tutti gli altri nella sua epoca. Ritorna il tema, scrive: bruciate, quello che è buono risorgerà. È terribile, no? Come pensiero, ma allo stesso tempo è esattamente questa idea. Cioè, l'idea che in fondo, se un'idea è buona, essa sopravviverà comunque. Certo, non sopravvive l'opera, no? Cioè, perdute le poesie di Saffo, noi abbiamo i frammenti di Saffo. Poi altri poeti potranno tirare fuori cose simili a quelle di Saffo, le stesse idee magari, perché quelle sono le cose dell'umanità. Non so se mi sono riuscito a spiegare, forse no, ma andiamo avanti che le cose si capiranno. Quindi sono partite da due citazioni completamente opposte che arrivano allo stesso punto. Gli uomini della stessa epoca esprimono in condizioni diverse pensieri molto simili.
E questo ci riporterà al primo autore a cui ci collegheremo, che per ora lascio misterioso. Allora, questa lettura io la svolgerei in tre punti. Il primo punto è una presentazione, una introduzione. Secondo punto, andrò a leggere alcune poesie dei poeti preraffaelliti. E da queste poesie prenderò lo spunto per mostrare alcuni collegamenti con in particolare due poeti italiani. Nel terzo punto passerò a questi due poeti e prenderò per ciascuno tre testi, secondo me esemplari, in cui si vede o l'influenza dei preraffaelliti o come appunto il loro pensiero, in un autore quasi poeta, che non è detto abbia preso spunto da loro, questo voglio dire, si è in qualche modo espresso in maniera molto simile, lo stesso, più che lo stesso pensiero, lo stesso sentire, lo stesso gusto. Allora, parte prima, introduzione al mondo dei preraffaelliti. Il primo motto che mi viene da dire, pensando a questi autori, è ut pictura poesis, è la prima cosa che ti viene in mente, cioè pittori e poeti. La E è importante, ma soprattutto è importante l'ordine delle parole, pittori e poeti. Quando uno sente parlare dei preraffaelliti dice hanno scritto anche poesie, non dice hanno dipinto anche dei quadri. Le loro opere pittoriche sono più famose delle loro opere letterarie, perlomeno sicuramente in Italia. Alcune delle opere dei preraffaelliti fanno parte della cultura pop. Penso, cultura pop, io intendo la cultura popolare, uso questo termine senza disprezzo, nel senso, anzi, quasi come un encomio, una cosa talmente tanto celebre che tutti la conoscono. Dante è un autore pop, chi lo conosce bene magari non saranno tantissimi, ma tutti, anche i bambini di 11 anni in prima media, mentre il professore parla di Dante, sanno già che Dante esiste e che ha scritto un'opera chiamata Divina Commedia, e secondo me il 90% dei bambini sanno anche il primo verso, nel mezzo del cammino di nostra vita, perché lo respiri dall'aria, d'accordo? Io parlo di quelli che io le medie ho insegnato qualche anno fa, però era effettivamente così, sì. Se uno chiedeva cosa sapete di Dante, ti nominavano Beatrice, uno diceva il primo verso, e questo prima di affrontarlo a scuola, perché all'elementare non è che l'avessero fatto. E, va bene, chiusa parentesi, quindi autori popolari sono i loro dipinti, penso uno per tutti Ofelia. Il dipinto di Ofelia, quello di Milley, io lo conosco all'inglese, ho sentito che qualcuno dice Milley, io ho sempre detto Milley, ma va bene, insomma, penso che siano valide entrambe, come Rossetti, qualcuno ha sentito che dice Rossetti, no, passatemi che lo dica in italiano, ecco. La seconda cosa, perché il nome Preraffaelliti? Cioè perché Preraffaelliti? Perché è proprio Raffaello. Ovviamente non è che ce l'avessero con Raffaello. Raffaello diventa un simbolo di una certa accademia. I pittori, dal romanticismo in poi, dichiaratamente, e stiamo parlando proprio dei pittori ufficiali, quelli che un secolo prima avremmo chiamato pittori di corte, adesso potremmo chiamare pittori di Stato, d'accordo? Dicevano che Raffaello è il modello di stile, quindi la colpa non è che venga data una colpa a Raffaello, ma come al solito all'imitazione di Raffaello. Quindi la loro idea è in fondo un'idea molto diffusa e possiamo dire così molto romantica, molto avanguardista. Se li proiettiamo all'indietro diciamo romantica, se li proiettiamo in avanti diciamo avanguardista, cioè l'idea del superamento di un'accademia. L'idea del superamento di un modo di, in questo caso, di dipingere, che è quello di Raffaello. Per cui in realtà il ritorno al passato non deve essere visto come un ritorno al passato, ma è visto come un modo per rompere col passato più recente. E allora non si tratta di dipingere come Giotto, si tratta di dipingere in maniera naturale. E questa parola, natura, richiama proprio un'espressione di John Ruskin. E qui il collegamento con Proust è evidente, perché Proust fu il traduttore di Ruskin in Francia. John Ruskin, che diceva, parlando dei preraffaelliti, che in fondo l'essenza stessa del movimento preraffaellita, ovviamente lui usava un'espressione, come posso dire, che non voleva affatto banalizzare, ma voleva essere provocatoria, diceva che l'essenza stessa del movimento preraffaellita era dipingere come fa la natura, dipingere quello che la natura mostra. Ma che cos'è la natura? Punto interrogativo, qui si aprirebbero grandi domande, perché altrimenti sostituiremo l'arte con la fotografia. Quindi,
se vogliamo andare al passato, dove troviamo il modello di questi pittori? Troviamo il modello di questi pittori nel romanticismo. Io ho scelto un autore del romanticismo inglese da confrontare con loro e non l'ho scelto perché mi piaceva più degli altri, l'ho scelto perché loro stessi hanno dichiarato di ispirarsi a lui. Era praticamente, anche se un romantico, era quasi un loro contemporaneo, un autore nato nel 1809, morto nel 1892, Rossetti 1828-1882, quindi Rossetti, è vero, era quasi di una generazione dopo, anzi, diciamo più giovane di una decina d'anni, di una ventina d'anni, ma è morto anche prima di questa persona, ci siamo, questa persona è Tennyson. E allora, se andiamo all'indietro, un confronto col romanticismo. I tre Raffaelliti, addirittura, giusto per dire che il legame con Tennyson, Rossetti sarà l'illustratore di un volume di poesie di Tennyson, d'accordo? Di una raccolta di poemi, e non solo Rossetti da solo, ma anche con altri insomma, colleghi della confraternita, e quindi insomma il legame è proprio esplicito. L'altro aspetto invece, non possiamo non notare, quando andiamo a vedere la vita di Rossetti, io la vita la taglierò tantissimo, dirò, anche perché la conoscete già, dirò alcune cose che, un po' perché secondo me la vita degli autori è sempre secondaria rispetto alle loro opere. Lo vedremo, il caso di Swinburne è eccellente da questo punto di vista, ma anche potremmo citare anche autori della letteratura italiana in cui questo è evidente, soprattutto siamo ad D'Annunzio. D'Annunzio forse uno dei pochi in cui uno dice la vita no, è molto importante perché era una delle sue opere d'arte. È vero, ma Pirandello giustamente osservava la vita o si vive o si scrive. Che significa, Gabriele, sei un grafomane, cioè hai prodotto una quantità di opere straordinarie, tu sei un lavoratore, questa è la tua verità. Cioè sei uno che sta in piedi 12 ore allo scrittorio per scrivere Maya. In quei giorni lì non hai fatto il bon viveur, hai fatto il lavoratore della poesia. Quindi dietro alla vita di D'Annunzio, quella che noi conosciamo del grande eroe del cielo, del grande donnaiolo, insomma, c'è anche la vita dello stacanovista della letteratura, di quello che stava in piedi a scrivere tutto il giorno. Questo secondo me è molto interessante. Che cosa ci dice? Ci dice che di un autore rimangono soprattutto le opere, e la vita ci interessa perché è l'autore che ha prodotto quelle opere lì. Lo vediamo benissimo quando affrontiamo le letterature antiche, di alcuni autori non sappiamo niente, non sappiamo nulla della loro vita, ma la loro opera è comunque imprescindibile e noi ci illudiamo in qualche modo di capirla, nonostante non sappiamo quasi niente della loro vita, d'accordo? Dico uno di quelli più clamorosi, Esopo, d'accordo? Va bene. Ci sono, dicevo, in Rossetti degli aspetti che troveremo negli autori del decadentismo, che ci fanno venire in mente D'Annunzio. La prima cosa, l'identificazione vita-arte. Cioè queste persone, non solo Rossetti, ma quelli della confraternita, anche persone come la Siddal, no, che nasce come modella, e poi dopo anche lei diventa artista, Ruskin le dirà devi assolutamente continuare, sei molto talentuosa, però all'inizio lei era nata come modella, faceva la modella per questi pittori, e c'è un episodio secondo me molto famoso, ma anche veramente significativo, penso che qualcuno lo conosca. La Siddal deve posare per il quadro di Millais, appunto quello di Ofelia. E allora, ecco com'è? Lo sapete tutti, sì. Era notissimo, no? Quindi lo tengo corto, posa nella vasca da bagno. Quindi è immersa in una vasca da bagno con candele che riscaldano l'acqua. Sapete l'episodio, lei rischia di ammalarsi, anzi si ammala perché le candele si spengono, l'acqua diventa fredda. Ma la vera domanda è, ma perché la Siddal non ha detto niente? Questa è la vera domanda. Non poteva alzare la mano e dire accendete le candele che l'acqua qui sta ghiacciando? È che c'è sembra una banalità, ma in realtà qui cogli lo spirito di un'epoca. Tu credi che il tuo sacrificio personale per l'opera d'arte sia qualcosa che aggiunge valore all'opera d'arte. Questo arriva fino ad autori di molto successivi, e penso sempre, beh non di moltissimo, penso sempre a Proust. Proust che ha praticamente sacrificato la sua vita per la realizzazione della grande opera, ha consumato la sua vita alla fine per un romanzo,
un autore, anche un autore cristiano dirà: Proust non ha dato la sua vita per un'ora di vanità. Detto da un cristiano è curioso, no? Perché l'idea che sacrificarsi per l'arte non sia una perdita di tempo è talmente tanto forte che diventa pervasiva in una certa epoca. E addirittura un uomo di fede, che dovrebbe dire va bene l'arte, ma la vita è la cosa più importante che hai, dice no, no, non è stata un'ora di vanità il sacrificio della sua vita per la grande opera. Ci siamo? Quindi questi sono aspetti di quello che noi chiamiamo decadentismo, che non diciamolo sempre perché non sarà mai detto abbastanza, non dobbiamo intendere questa parola in senso dispregiativo, quindi come una cosa negativa, ma come un movimento artistico. È una grande etichetta per racchiudere tante cose anche diverse tra di loro. Però è inevitabile pensare che, insomma, non dico che questi, che i preraffaelliti siano un trattino di unione tra il romanticismo e il decadentismo, dico che la mentalità romantica nasce, si sviluppa e arriva alle sue estreme conseguenze nel decadentismo, ma è sempre quella mentalità del romanticismo, con tanti cambiamenti, che è giunta fin lì. E quindi, altro elemento che ritorna nel decadentismo, gli eccessi. L'aneddoto della sepoltura lo conoscerete tutti. Primo gesto, getta le poesie che ha scritto per la moglie nella tomba in cui lei deve essere sepolta. Secondo aspetto, poi la va a disseppellire su suggerimento di Swinburne per recuperare le poesie anni dopo. Allora qui c'è un po' un disequilibrio, insomma ci accorgiamo che c'è qualcosa che, se lo facesse una persona che non è un grande artista, diremmo c'è qualcosa che non va, no? Ma certo, fa parte sempre del personaggio. All'artista, nella nostra mentalità, noi giustifichiamo tutto perché usiamo il nostro cliché genio e sregolatezza, ma dobbiamo metterci sempre nei panni di chi viveva in quell'epoca. E poi anche qui colleghiamo col decadentismo, sempre con questa consunzione della vita, l'uso delle droghe. Sappiamo che appunto la moglie di Dante, Gabriel Rossetti, muore usando il laudano. Io l'avevo sentito nominare tante volte il laudano, ma questa volta mi sono andato a documentare bene, mi sono informato su cosa sia. Il laudano è una mistura di oppio immerso nell'alcol, quindi mescola insieme le due droghe più potenti del mondo, una è l'alcol e l'altra sono gli oppiacei, d'accordo? Quindi è una sostanza che tutt'oggi è proibita in Italia, per esempio, anche se non è la prima droga che venga in mente quando si nominano le droghe nell'attualità, però ho letto che ancora oggi è considerata una sostanza illegale, non si può avere. E quindi anche l'uso di queste droghe, insomma, preannuncia qualche cosa, questa idea di autore maledetto che avrà e come successo nella tradizione anche successiva. L'ultimo punto, e poi dopo passiamo al punto 2, che è la parte, quando si va a leggere i testi è sempre la parte più divertente, no? Perché lasciamo parlare loro, parliamo di meno noi. L'ultimo punto è la confraternita, il fatto che loro facciano una brotherhood, loro la chiamano, una fraternità, una confraternita, comunque si voglia tradurre la parola. Confraternita è molto bello perché ha questa idea di, dà questa sfumatura religiosa che secondo me è presente, è significativa perché ci fa venire in mente, cioè, dato che cos'era questa confraternita? Concretamente era una specie di massoneria artistica, cioè questi autori si aiutavano tra loro anche economicamente, si facevano dei favori. Questa cosa è anche uno degli aspetti più studiati, insomma, della confraternita dei preraffaelliti. Si sostenevano a vicenda. Escluso questo aspetto, che non è secondo me di secondaria importanza, c'è un altro aspetto che è questo. Tu ti riunisci in una fraternità nel momento in cui hai un ideale, in cui tu vedi che c'è un ideale da seguire. Fraternità è un'espressione che riguarda o la religione, o tutt'al più potrei pensarlo in un movimento politico, qualcosa del genere. Vederla in un movimento artistico ci richiama a un'idea che qui in Romagna abbiamo il nome tutelare di questa idea, è Renato Serra, no? E adesso è vero che è di Cesena, quindi non so se l'avete citato a Forlì, se si porta, ma io sono emiliano, quindi appartengo, non conosco bene gli scontri locali se Cesena sia amata a Forlì o no.
Però Renato Serra parla di religione delle lettere. Quando Renato Serra, ma penso anche a altro grande, ho fatto il collegamento al romagnolo Manara Valgimigli, che è stato nominato prima, Manara Valgimigli parlava di religione delle lettere. Che cosa intendevano dire queste persone? Intendevano dire che per loro la letteratura era veramente qualcosa che andava oltre semplicemente una forma d'arte, diventava qualcosa di importante per la vita, qualcosa che innervava talmente tanto la vita. Valgimigli, parlando di se stesso bambino, diceva che suo padre iniziava le poesie di Orazio, lui lo doveva finire, e poi diceva: ero un chierichetto che rispondeva alla sua messa. Lo dice un po' come battuta, per dire cosa potevo fare io nella vita se non questo, visto che sono stato educato così fin da bambino. Però dopo lui se lo è scelto, se lo è vissuto. E così anche Renato Serra. Penso a Renato Serra più che dell'esame di coscienza di un letterato, che è comunque un'opera molto bella, la sua lettera sui classici, quando lui parla di come si leggono i classici, in che ordine si leggono i classici, e dove si vede proprio una passione, uso un termine esagerato, quasi religiosa per la letteratura. La fortuna, o meglio, chiedo scusa, la sfortuna di Renato Serra è stato morire giovane. E quindi ha un po' cristallizzato questa sua fase giovanile, dopo magari l'avrebbe superata, avrebbe cambiato idea, sarebbe diventato più cinico forse, però insomma pensando alla religione delle lettere non ci viene da pensare a lui. Quindi, ut pictura poesis, primo punto, modelli il romanticismo, un autore come Tennyson, influenze, tutto quello che verrà nel decadentismo, molte cose le troviamo già qui. E poi l'aspetto finale, confraternita, cioè una religione dell'arte e della letteratura. Allora, io adesso, se posso non parlare della vita, non parlo della vita. Quindi faccio dei cenni velocissimi proprio a Rossetti. Sapete che era esule di un italiano, sapete che suo padre è stato cacciato dopo i moti del 20-21, è stato cacciato dal regno di Napoli. È un personaggio che comunque compare, c'è sempre una paginetta per lui nelle grandi storie della letteratura italiana, quindi ha una sua appunto dignità. E sua madre era la sorella di John Polidori, che John Polidori, gli amanti dell'horror lo conoscono, è l'autore del racconto Il Vampiro, da cui è nato il mito del vampiro. Cioè, prima di Bram Stoker, prima di Dracula, c'è il racconto di John Polidori, Il Vampiro, che ancora oggi è molto bellino per chi ama un po' la letteratura horror. A casa sua è stato scritto durante 3 giorni di tempesta, è stato scritto l'inizio di Frankenstein, d'accordo, da Mary Shelley, cioè è un personaggio, quindi siamo in un ambiente letterario. Le prime poesie di Dante Gabriel Rossetti risalgono ai 6 anni. Ci dicono le biografie. Che cosa vuol dire? Tutti siamo poeti a 6 anni. Io sfido i bambini di 6 anni delle vostre famiglie che non abbia fatto delle poesie. Il punto è che vengano accolte e festeggiate in questo modo. Non so se siano le poesie di Leopardi, che effettivamente a 7 anni davvero scriveva delle poesie, non per dire. Però è chiaro che se sei in una famiglia di letterati e scrivi delle poesie, come in una famiglia di musicisti, strimpelli qualcosa sul piano, hai tutte le attenzioni per te. Quindi è un bambino in cui la vocazione artistica e letteraria è stata sicuramente spinta la cui educazione artistica e letteraria è stata spinta dalla famiglia. Al 48 risale la prima confraternita. All'inizio la confraternita, la prima confraternita letteraria Raffaelliti, comprende 4 persone: Hunt, Millais, Ulner e lui. Quindi è davvero un piccolo gruppo. E già qui risuona il nome dell'autore misterioso, che anche lui aveva un piccolo gruppo di 4 persone quando era giovane, legate dalla stessa passione letteraria, che si scontravano contro gli accademici del suo tempo e che si erano dati il nome di amici pedanti. E questo poeta è Giosuè Carducci, d'accordo? Lo dico proprio adesso perché uno pensa a pre-Raffaelliti, pensa a tutti meno che Carducci. E invece, guardate, confraternita, letteraria, siamo un gruppo di amici, si scontrano contro la letteratura del proprio tempo, poi dura molto meno, è tutta un'altra cosa, dura molto meno nel senso che Carducci non rimane indifferente a tutte alle questioni politiche, quindi alla fine questo gruppo si scioglie in fretta, ma loro rimarranno comunque amici.
Uno di loro virerà poi e diventerà invece un epigono del romanticismo. Però Carducci stesso, che è considerato un autore della terza generazione romantica, però ha un romanticismo molto, molto personale e molto classicista. Allora, molto classicista, cioè gli stessi elementi del romanticismo, lo stesso modo di fare del romanticismo, lui però lo applica ai testi classici. Quindi possiamo dire è un romantico classicista, una cosa un po' strana. Però questa somiglianza, secondo me, è davvero significativa. La moglie di Dante Gabriele Rossetti muore nel 1850, appunto in seguito alla sua dipendenza dall'Aldano. Non si sa se sia stato un suicidio, addirittura qualcuno parlava di un suicidio, poi dice hanno coperto il suicidio perché allora non avrebbe potuto avere un funerale. Insomma, comunque siano andate le cose, lasciando stare i pettegolezzi anche su di lei, poveretta, dopo la morte della moglie, Rossetti cade nella disperazione. Ma non finiscono qui le sue esperienze letterarie, perché diventa coinquilino di Swinburne. E Swinburne sì che è un autore che davvero assomiglia molto ai nostri autori del decadentismo. Sarà Swinburne, un uomo che amava poco le cose estreme, a suggerirgli di esumare il cadavere della moglie per recuperare le poesie. E nel 1870 Rossetti produce la prima raccolta di poems, e in seguito alle critiche che questa raccolta aveva generato, produce poi The House of Life, il gruppo di sonetti da cui leggiamo i testi di oggi, in traduzione. Allora, partiamo da questo, e già qui abbiamo un confronto col Carducci, l'autore misterioso, dove però vedremo che è un confronto più vedremo somiglianze ma anche molte differenze qui. Il sonetto è un monumento al momento, memento dell'eternità dell'anima aurora morta e immortale. Fa che sia per un rito lustrale o sinistro portento dell'ardua sua pienezza rispettoso, incidilo in avorio o in ebano, secondo che giorno o notte comandi, e il tempo veda il suo fiorito cimiero fulger di perle. Il sonetto è una moneta. Il dritto svela l'anima, il rovescio la potenza a cui è dovuta. Serve che sia in tributo degli augusti appelli della vita, o in dote al gran corteo d'amore, o tra i soffi cavernosi della tosca ribba, sul palmo di Caronte, verso il pedaggio a morte. La prima cosa che ci colpisce è che questo appartiene alla categoria numero 3, poesie che parlano della poesia. La chiamo categoria numero 3 perché è in maniera ironica, nel senso che è una categoria a parte, c'è tutta una serie di poesie che parlano della poesia. E ci sono anche gli amanti e gli odiatori di questa categoria di poesie. C'è chi per principio non legge poesie che parlano di poesia, e nel senso che è un po' la poesia che riflette su se stessa. Allora, in questa celebrazione del sonetto, in cui il sonetto, attraverso un sonetto, celebra un sonetto, cosa sta dicendo Dante Gabriele Rossetti? Come guarda il sonetto? Lo guarda come un'entità astorica. Lo guarda come una forma perfetta in cui si possono esprimere in maniera armoniosa le grandi disarmonie del cuore. Perché dico così? Perché dico esprimere in maniera armoniosa le grandi disarmonie del cuore? Beh, viene detto che è un monumento, quindi appunto armonia e perfezione. Un monumento al momento, memento dell'eternità. A un'ora morta che però è immortale. Può essere per un rito lustrale o per un sinistro portento, potremmo dire un rito oscuro, un sinistro portento. Può essere inciso in avorio o in ebano. È come una moneta in cui la testa svela l'anima e la croce svela invece il divino, quindi l'umano e il divino. Può essere un tributo agli appelli della vita. Quali sono gli appelli della vita? L'amore è un appello della vita, l'amicizia è un appello della vita, la malattia, la morte sono appelli della vita, no? Tutte le cose che ti mettono in confronto con qualcosa di grande, ma anche cose più semplici, la bellezza della natura, d'accordo, è un appello della vita, oppunto può essere una dote al grande corteo dell'amore o versare il pedaggio alla morte, quindi lutti, gioie, tutto può stare in quel componimento. Quel componimento è visto in maniera astratta. Andiamo al Carducci. Carducci, coevo,
perché Dante Gabriele Rossetti 1828-1882, grazie, Carducci 1835-1907, quindi siamo nella stessa generazione, due luoghi diversi. Per questo io dico realtà diverse ma che si somigliano, la frase di Proust, uomini della stessa epoca, in cui però le stesse cose producono opere molto diverse tra di loro. Nelle Rime Nuove Carducci dedica uno dei suoi componimenti, sicuramente non uno dei più felici, quindi non è uno dei più bei componimenti del Carducci, lo dedica al sonetto. Anche lui scrive un sonetto che parla del sonetto. Sentite un po' che cosa dice. Carducci dice qual è il suo modello. Il suo modello non è certamente, non poteva neanche cronologicamente essere Rossetti, ma il suo modello è Laten, d'accordo? Quindi Carducci dice il mio modello è quello, però siamo nella stessa epoca un poeta che parla della poesia, di un tipo particolare di poesia che ha già una lunga tradizione, il sonetto, però sentite cosa dice. Dante il mover gli diede il cherubino ed aere azzurro ed oro circonfuse. Petrarca il pianto del suo cor, divino rio che per versi mormora gli infuse. La mantuana ambrosia, il venosino miel, gli impetrò dalle tiburti muse torquato e come strale adamantino contro i servi e tiranni al fier lo schiuse. La nota ugo gli diede rosignoli sotto ioni i cipressi e dell'acanto cinse il fiorito a suoi materni soli. Sesto io no, ma postremo estasi e pianto e profumo ira ed arte ai miei dissoli memore innovo e dai sepolcri canto. È l'esatto opposto. Carducci non guarda il sonetto come forma, guarda il sonetto come storia. Per lui è importante radicarsi in una tradizione. E allora ci dice che Dante ha dato al sonetto la movenza dei cherubini e ha fatto un sonetto come una pittura di Giotto, circonfuso d'azzurro e d'oro. Il Petrarca gli infonde i sentimenti, poeta d'amore. Torquato Tasso, il miele e ambrosia mantovana, e quindi Torquato Tasso visto come erede della poesia latina, che infonde una nuova linfa al sonetto. E poi, tra i poeti contemporanei, si passa ad Alfieri. E allora l'aspetto politico, la lotta contro i tiranni. Alfieri è l'autore della letteratura italiana che comunque viene spesso preso in giro, Fellini, per citare un altro grande romagnolo, quando deve far vedere un professore di letteratura italiana noioso in Amarcord, gli fa citare l'Alfieri. Gli Itali saranno in campo armati! No, e tutti gli studenti che dormono. Però Alfieri, con tutto questo, è comunque uno che ha dato via tutti i suoi beni, tenendosi solo uno stipendio, che voi direte lo stipendio sarebbe venuto, sì, però ha dato via le sue ricchezze per spiemontizzarsi, per poter non obbedire alle leggi del Piemonte e dire quello che gli pareva. Comunque uno che, diciamo, è stato coerente con le sue idee. Poi viene citato appunto Foscolo e Carducci è un po' in imbarazzo, dice non voglio essere il sesto tra cotanto senno per citare Dante, ma almeno essere l'ultimo. E quindi Carducci, somiglianze e differenze. Entrambi una poesia per esaltare una forma poetica, ma da una parte la forma prevale su tutto e quindi il sonetto viene esaltato come una forma quasi astorica che può essere benissimo applicata adesso, dove tutto può entrare. Dall'altra parte invece la volontà di inserirsi in tutta una tradizione. Si vede subito dei due chi è il poeta che farà il professore, è Carducci. Continuiamo con le letture dei sonetti. Questo non lo leggo per intero. Leggo un frammento. Io un fanciullo sotto il tocco di lei, un uomo quando petto a petto ci stringevamo io e lei, uno spirito quando lo spirito di lei mi scrutò dentro, un Dio quando il nostro respiro vitale si unì alitando sul nostro sangue vitale finché ardori d'amore emuli corsero fuoco entro fuoco, desiderio in deità. È un sonetto d'amore che descrive un bacio. E cosa ci viene detto di questo bacio? Ci viene detto che è un momento perfetto, che è un momento in cui lui e lei si stringono petto a petto e nel momento in cui si baciano lo spirito di lei scruta dentro lo spirito di lui. È un'unione non di corpi ma di anime e un desiderio di divinità brucia dentro i due amanti.
Beh, qui il collegamento con D'Annunzio è evidente, e forse col più famoso dei testi di D'Annunzio, cioè La pioggia del Pineto. Della pioggia del Pineto di solito si celebra l'aspetto del panismo, quindi la fusione dell'uomo con la natura, dimenticando che questa non è soltanto una passeggiata in una pineta, quindi sicuramente l'aspetto della natura è importante, ma è la passeggiata di due amanti. Soffermiamoci sull'inizio e sulla fine del testo. Il testo è notissimo, è veramente uno dei testi, io non ho paura di, non ho imbarazzi a celebrare D'Annunzio come uno dei più grandi autori della nostra letteratura, cioè questo è un testo meraviglioso, meriterebbe sempre di essere letto tutto. Leggiamo l'inizio e la fine perché è una cosa quella che vorrei mostrare, che per cui somiglia a questa idea qui che abbiamo visto in Dante Gabriel Rossetti. Con D'Annunzio siamo già in una generazione successiva, però 1863-1938. Però vedete, successiva ma non lontanissima. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole, foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Soffermiamoci un momento parafrasando, quello dice, ma cosa si può parafrasare in D'Annunzio? Ma si può parafrasare. Dice che all'ingresso del bosco non sente le parole umane che lei dice, quindi lei sta parlando, ma lui non l'ascolta più. No? È già qui l'inizio è fantastico, no? Ma sento, e dice, taci, fai silenzio un attimo. Non è un taci cattivo, no? Perché dice, ascolta delle parole più nuove delle nostre, le parole che pronunciano le gocce di pioggia e le foglie, quindi la natura che supera l'umano. Ascolta, e poi c'è la descrizione della pioggia, piove, e qui veramente la parafrasi diventa difficile perché la forma e il contenuto coincidono, c'è il godimento della descrizione di questa pioggia che piove su tutti gli arbusti, di cui D'Annunzio non a caso dice il nome, ma alla fine dice, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri abiti leggeri, sui freschi pensieri dischiusi dalla nostra anima giovane, dando questa interpretazione a novella. Quindi sui nostri pensieri di giovane uomo e di giovane donna che siamo in vacanza, qui in Versilia, sulla nostra giovinezza cade questa pioggia, e vedete che è già un incanto questa poesia. Sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Allora qui ci sono due interpretazioni sulla favola bella sulla quale D'Annunzio gioca. La favola bella, o kalos mouthos in greco, Ermione è anche il nome mitico di un personaggio del mito. Quindi la favola bella, letta come il mito, Ermione diventa veramente il personaggio mitico. E allora D'Annunzio dice, quel mito che un tempo parlò di te, Ermione, che oggi parla di me, il mito stesso della vita. Ma sappiamo anche che dietro questa Ermione si cela una donna in carne e ossa, Eleonora Duse, la donna che D'Annunzio amò, e della quale scrisse, quando morì, è morta colei che io non ho meritato. Si lasceranno poco dopo questa estate. E lei dice, e qui la poesia dice, descrive una situazione tipica dell'amore, la bilancia amorosa. La favola bella, cioè l'amore, che ieri ti illudeva e che oggi mi illude. Cioè oggi sono io più innamorato di te e ieri eri tu più innamorata di me. No? Quindi siamo nel momento in cui sono io quello più innamorato. La bilancia dell'amore che non è mai perfetta, c'è sempre qualcuno che ama di più, è un topos anche della nostra letteratura. Come conclude la poesia? E andiamo di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intriga i ginocchi, chissà dove, e piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione. Nel finale non c'è una ripetizione identica dei versi, c'è un cambiamento.
adesso è lei che è illusa dall'amore e lui che lo era in passato. La bilancia si è ribaltata alla fine di questa passeggiata, è un addio questa poesia. Alla fine di questa passeggiata lui ama di meno e lei ama di più. La bilancia si è ribaltata, ma in mezzo cosa c'è stato? C'è stato il momento perfetto, il momento in cui la bilancia era perfettamente equilibrata e l'amore era perfetto. E qual è quel momento? Piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu bianca ma di piacere, non bianca ma quasi fatta di rente, par da scorza tu esca e tutta la vita è in noi fresca. Aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiamo di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, eccetera, eccetera. Il momento della perfetta fusione dei due tra di loro e dei due con la natura. E non è esattamente lo stesso tipo di emozione che cerca di trasmettere Dante Gabriel Rossetti, lì lo fa con un bacio. Nel momento del bacio in realtà la fusione è tra due anime e D'Annunzio descrive una fusione che è non solo tra due corpi, ma tra due anime e il mondo stesso. Va tutto bene, è il momento perfetto, un momento magico. Ma c'è tutto il pessimismo di D'Annunzio, che sembra sempre un autore entusiasta, nel fatto che in realtà non lo è, nel fatto che questo momento magico non dura, è un istante, svanisce. E sul finale la bilancia è di nuovo ribaltata e la poesia si trasforma in un addio. Andiamo, velocizzo, che non voglio, adesso tengo anche il tempo. Andiamo ad Antifonia di gioventù. Ti amo, cara, e come potrai tu mai capire quanto ti amo? In pari grado io ti amo, ecco come lo so. Cara, non puoi sapere quanto tu sia bella. Sei bella tanto da guadagnare il tuo amore, il mio amore null'altro chiede. Il mio amore cresce ad ogni ora, cara, e anche il mio, pur se da tempo già mi sembrava colmo. Così gli amanti, finché arrivi il turno dei baci. O felici quelli, cui parole come queste furono linguaggio in gioventù tutto il giorno, ora dopo ora, via dalla ressa del mondo, da lavoro, lotte, gloria, dai mille assilli del vivere, mentre amore alitava in sospiri e silenzi attraverso due anime unite, un estatico controcanto. È la celebrazione del chiacchiericcio degli amanti, delle coccoline. D'accordo? Dante Gabriele Rossetti qui sta celebrando l'antifonia, il botta e risposta, privo di qualunque reale contenuto, degli amanti che si dicono ti amo di più io, no ti amo di più io. Sta celebrando questo, dice beato colui che ha avuto questo momento. E andiamo al suo contemporaneo, al Carducci. Non vi leggo l'intera poesia qui, è anche perché è una delle poesie più famose di Carducci, è alla stazione in una mattina d'autunno. E cosa dice? Carducci, triste alla stazione il giorno della partenza della donna che amava, che sa che non rivedrà più, almeno non quanto la vedeva prima, e di fronte al mostruoso treno in cui lei deve salire, prodigio della tecnica, ma anche spaventoso come un drago che rapisce una donna amata. O viso dolce di pallor roseo, o stellanti occhi di pace, o candida tra floridi ricci inchinata, pura fronte con atto soave, fremea la vita nel tepid aere, fremea l'estate quando mi arrisero, e il giovane sole di giugno si piacea di baciar luminoso in tra i riflessi del crin castanei la molle guancia, come un'aureola più belli del sole i miei sogni, ricingea la persona gentile. Sotto la pioggia, tra la caligine, torno ora, e ad esse vorrei confondermi. Barcollo com'ebbro e mi tocco, non anch'io fossi dunque un fantasma. Qual caduta di foglie gelida, continua, muta, greve sull'anima, io credo che solo che eterno, che per tutto nel mondo è novembre. E ecco, quest'ultima parte non ci ricorda questa.
ora dopo ora, via dalla ressa del mondo, dal lavoro, dalle lotte, dai mille assilli del vivere. Sono sempre queste idee, un amore come epoca ideale, un'epoca della vita idealizzata, qui nel chiacchiericcio degli amanti, là in un pomeriggio di primavera o di inizio estate, in cui il sole di giugno illuminava i capelli di lei, contrapposto al novembre della vita quotidiana, alla stazione, una situazione banale, si sale sul treno, Montale si ricorderà di questa poesia di Carducci e ne realizzerà una sicuramente più moderna, anzi due dei mottetti uno dopo l'altro, ispirati a questo testo. Leggiamo l'ultima, un pezzetto dell'ultima di Dante Gabriele Rossetti, e questa invece la colleghiamo ad Annunzio. La dolce ombra dei suoi capelli sciolti e cadenti sul tuo viso, le dolci sue mani attorno alla sua testa congiunte, in aerea ghirlanda carezzevole, i suoi trepidi sorrisi, il dolce richiamo d'amore dei suoi sguardi, il memento dei sospiri mormoranti, la raccolta dolcezza della bocca che i tuoi baci spargono su gote, collo, ciglia e riportano quindi alla sua bocca, che ancora e più risplende, il calmo fervore del cuore fiducioso, il soave placarsi dell'ala dello spirito. Ne ho letto dei versi e poi dopo ho letto due frammenti perché mi interessavano questi punti. Una poesia in cui la bellezza della donna è celebrata non come un intero, ma con una serie di dettagli. E questa mi ha riportato alla memoria un sonetto di D'Annunzio, dove appunto si parte dai capelli della donna amata, o meglio, non della donna amata in questo caso, ma di una delle ragazze che circondano il poeta e fanno parte della sua compagnia durante l'estate al Cionia. E non è mica facile capire chi siano queste persone, perché ci sono, le identificazioni sono dubbie. Alcune cose le sappiamo con certezza, sappiamo per esempio che una di queste ragazze era molto giovane, ce lo dice lui stesso. Sappiamo che c'era anche suo figlio nel gruppo, perché viene nominato a un certo punto il figlio del poeta. Ma l'identificazione di tutte costoro, a parte la Duse che sicuramente era presente, ecco qua, non è chiarissima. Nicarete. Nicarete, dal monte di Quiesa a Montramito, i colli sono lenti come i tuoi biodi, all'aria obbedienti, fatti anch'elli d'un oro che non pesa. E quella loro soavità, sospesa tra i chiari cieli e l'acque trasparenti, tu non la vedi quasi, ma la senti come una gioia che non si palesa. Sorge, splendore del silenzio, il disco lunare, o Nicarete, ecco e s'adempie mentre nel lago la ninfea si chiude. Prima è rosato come il fior d'ibisco che t'inghirlanda le tue dolci tempie, ma dopo assempra le tue spalle ignude. Questo per me è un testo di una bellezza, di una semplicità, ma di una bellezza, e parte anche qui da una serie di dettagli della donna, i capelli, le spalle. O Nicarete, dal monte di Quiesa a Montramito, i colli sono morbidi come i tuoi riccioli, i biodi sono i riccioli, e obbediscono all'aria, sono fatti anche loro di un oro che non pesa. Quindi sappiamo che lei è bionda, se dice che i suoi capelli sono fatti di un oro che non pesa. E quella loro dolcezza, sospesa tra il cielo chiaro e le acque trasparenti, i colli, perché sono tra il mare e il cielo, lei, perché appunto è seduta sulla spiaggia, quindi anche lei è un'identificazione perfetta, una trasfigurazione di questa ragazza, della compagnia, della natura. Tu non la vedi quasi, ma la senti questa soavità, questa dolcezza, come una gioia che non si palesa, una dolcezza che è come una gioia che non riesci a capire da dove venga. E qui si vede la modernità di D'Annunzio, che aveva già capito quello che in America stava capendo Faulkner, che se vuoi compiacere il tuo lettore non gli devi fare capire niente, perché se tu le cose le spiattelli, uno le ha già sentite, ma se tu le cose le lasci con un mistero, il lettore è lì che dice: cosa sta dicendo? Ma vuole capire. Sorge nello splendore del silenzio il disco della luna, o Nicarete, ecco, e si schiude, mentre nel lago la ninfea si chiude. La luna che si apre nel cielo mentre i fiori si chiudono nel lago. Prima è rosato come il fiore dell'ibisco che inghirlanda le tue dolci tempie, ma dopo
somiglia alle tue spalle ignude, è bianco come le tue spalle, e dai capelli siamo passati all'immagine delle spalle. Qui vedete che in D'Annunzio c'è sempre questa cosa in più rispetto a Rossetti. Nei due testi che abbiamo visto, in tutti e due, c'è un elemento simile, ma c'è qualcosa di più, la natura. C'è sempre questo aspetto della natura e del paesaggio che non è semplicemente qualcosa sullo sfondo, ma è qualcosa che forma le tue emozioni e che da cui scaturisce la tua gioia, la tua felicità. Osservazione. Quando si parla dell'influenza dei prerafaeliti in D'Annunzio, si citano testi come questo, non per i motivi che ho detto, ma per l'esempio di queste donne. Queste bellezze rarefatte sembrano le bellezze dei quadri prerafaeliti. Pensate, il gusto prerafaelita è davvero una facilmente identificabile. Abbiamo detto prima che è un'arte pop. Pensate a un film, che è sicuramente un film popolare, come Excalibur. Ormai si può dire vecchio film degli anni 80 di John Boorman che celebrava il mito arturiano, secondo alcuni celebratissimo successo, secondo altri criticatissimo, un film che è molto divisivo, c'è chi lo ha detestato, c'è chi lo ha ammirato, ma lì sicuramente se il modello musicale è Wagner, il modello letterario è Thomas Malory, il modello estetico sono i prerafaeliti. Le armature lucenti dei cavalieri, i vestiti di questo medioevo idealizzato e stereotipato. Burman non è mica, perché è ancora vivo, non sta dicendo non era, ma non è un ignorante. Se lui fa una cosa così, la fa perché sceglie di farla così. E cosa rappresenta? Rappresenta il medioevo veicolato a noi dal romanticismo. Cioè, vuole raccontare il mito di Artù come lo raccontava un autore come Tennyson. E vado verso la conclusione. Vado verso la conclusione e quindi vedete, avrei letto La Dama di Shalott di Tennyson, ma non voglio esagerare, non la voglio no, non, preferisco leggere un pezzetto, ne faccio un breve riassunto, vi leggo l'inizio e poi concludo con una carrellata finale sulla terza parte che avevo detto, che avevo annunciato prima, insomma, perché abbiamo già fatto un'oretta, non voglio esagerare. Sì, ma no. Voglio che se ne vadano come da un pasto non troppo sassi. No. Ma nella sua tela lei ancora si diletta ad intrecciare le sue magiche visioni dello specchio, così spesso nelle notti silenziose o un funerale con pennacchi e luci e musica che giunge da Camelot, o quando la luna era alta nel cielo. Giunsero due giovani amanti appena sposati. Mi sto stancando delle ombre, disse la dama di Shalott. La dama di Shalott è una poesia, un poemetto di Tennyson, che Tennyson scrive in due battute, ne scrive una versione nel 1933 e una versione successiva nel 1942, ispirato a un passo del ciclo arturiano che era stato rielaborato come dama di Shalott in Italia dal Novellino. E la storia del novellino è bellissima, io l'avevo preparata qui perché dico se c'è tempo, oddio, questo però non è il mio ma è il suo. Allora il mio dove è finito? Ecco qua sotto. Ecco, si somigliavano molto. Dico, avrei voluto leggervela tutta, non ve la leggo naturalmente tutta, vi faccio sentire soltanto l'inizio, perché il novellino per me è una cosa. Sentite l'inizio di questa novella. Una figliuola d'un grande varvassore si amò Lancialot dell'Ac oltre misura, ma egli non le volle donare suo amore, imperciò che egli l'avea donato alla reina Ginevra. Tanto amò costei Lancialotto che ella ne venne alla morte e comandò che quando sua anima fosse partita dal corpo, che fosse arredata una ricca navicella coperta d'uno vermiglio sciamito, con uno ricco letto i ventre con ricche e nobili coverture di seta, ornato di ricche pietre preziose, eccetera, eccetera. Insomma, il cadavere di lei vestito riccamente arriva a Camelot, nello stupore generale, direi Artù, che apprende la storia della triste dama di Shalott, morta di un amore impossibile, quello per Lancillotto. E questo ci rimanda, questo gusto di prendere una storia del novellino e riraccontarla, ci rimanda a Carducci. In una sua lettera Carducci racconta come prendeva ispirazione quando doveva scrivere una poesia, poi magari mentiva, però lui dice: io prendo un fiasco di Lambrusco
e il novellino, e mi leggo il novellino e bevo, e inebriato dal vino e da questo italiano primordiale che precede ogni regola di grammatica, Narcisso era un fanzullo molto bellissimo. No? Proprio quelle cose che ai bimbi dell'elementare diciamo non si fa, ecco, nel novellino ci sono tutte, no? E allora, però, come lo rielabora Tennyson, questo che diventerà un modello dei preraffaeliti? Tennyson cambia la storia, la dama ha una maledizione, tesse una tela, invece di poter vivere, vive attraverso uno specchio. E qui qualcuno ci ha visto un'allusione all'artista che vive solo attraverso le sue opere, non vive la vita veramente. Pensate a quanti autori hanno detto la stessa cosa, Calvino col Barone Rampante, no? Che sì, vive la vita, ma la vive su un albero, non è proprio che viva la stessa vita degli alberi. O la leggenda del santo bevitore di Joseph Roth, no? Dove c'è questo ubriacone che cerca sempre di riportare una cosa, ma non ce la fa mai a riportare questa cosa. È dell'artista che prova a rifare l'opera d'arte tante volte, ma non riesce mai a fare quella che voleva lui. Ma è anche la storia delle donne del tempo di Tennyson, no? Che vivono attraverso i romanzi. E per via che gli uomini dello stesso tempo sono portati a dire le stesse cose, nel 1850 usciva un libro, Madame Bovary, che parlava di una donna che aveva vissuto l'amore attraverso i romanzi e che provava a fare come la Lady di Shalott, a spostare dalla fantasia alla realtà. Perché la Lady di Shalott di Tennyson a Camelot ci va e muore per quello, muore perché è andata a Camelot, se non ci fosse andata sarebbe rimasta viva. E Madame Bovary, se invece di leggere i romanzi avesse badato sua figlia, sarebbe rimasta viva anche lei. Non sto criticando Madame Bovary, no? Madame Bovary, io quando lo do spesso, le mie luci lo do sempre in seconda superiore e alla fine chiedo una cosa che non chiedo mai, cioè chiedo da che parte state. Ed è bellissimo perché litigano. Quelli che non l'hanno letto fingono, ma quelli che l'hanno letto, e di solito Madame Bovary lo leggono, adesso io sono abbastanza fortunato, ma sono divisi veramente in due gruppi e si stupiscono che ci sia qualcuno che la pensa diversamente. Ogni gruppo è sconvolto che gli altri la pensino così. Ci sono i detrattori di Madame Bovary e invece i detrattori del marito di lei. Tutti i maschi sono dalla parte del marito, sempre, questo ve lo posso garantire. E le ragazze si dividono. Anche a letto troppi libri. E il riferimento qui sarebbe stato sempre a Carducci, l'autore misterioso, a poesie come Teodorico di Verona, in cui un mito medievale viene rielaborato e viene riletto con delle categorie romantiche ottocentesche. Non so se abbiate presente Teodorico di Verona, è un esempio di questo modo. Allora, concludo la terza parte, concludo davvero in velocità. Perché i riferimenti a Carducci? Il primo punto era la società degli amici pesanti, pedanti come dire, scusate io. Secondo punto, il recupero dei classici italiani, per Carducci appunto Dante, ma non solo. E poi il modello romantico, che c'è anche per Carducci come c'è per loro. Per Carducci il modello più vicino era Leopardi. Lui ogni tanto Leopardi lo critica anche, però in fondo ne edita lo Zibaldone, e lo contrappone a Manzoni. Carducci ce l'aveva un po' con Manzoni, non è vero che ce l'avesse solo con i manzoniani, ce l'aveva un pochino anche con Manzoni. Voleva addirittura sostituire i Promessi Sposi a scuola con La vita di Benvenuto Cellini, che lui suggeriva come libro di lettura per i giovani scolari in seconda, perché appunto ce l'aveva un pochino con il Manzoni, e appunto come autore di quello che noi chiamiamo il romanticismo, che forse è il più classico degli autori italiani, prendeva Leopardi. Qui avevo in mente di citarvi tre poesie. Una è Alle fonti del Clitunno, dove un paesaggio viene celebrato come paesaggio, ma anche per i ricordi storici ad esso legati. Un'altra, poco nota, molto bella, è L'elegia del Monte Spluga, di un Carducci ormai in fin di vita, che scrive questa poesia dove immagina le fate che danzano sul Monte Spluga, danzano per lui, e questa visione scompare e lascia soltanto un luogo che non è più bello, ma è diventato arido. Ma la poesia che vi voglio leggere, ed è veramente il penultimo testo che vi leggo, poi dopo concludiamo, penultimo, è un'altra, è all'autore del Mago.
testo dove si compendiano un po' queste cose che ho detto. È un testo poco noto di Carducci, e anche questo lo faccio ai miei alunni in seconda di solito, non in quinta perché non ci sarebbe assolutamente il tempo. E quando lo faccio dico, ecco, di una cosa potete star certi, cioè, siete gli unici in Italia che fanno questa poesia, perché è davvero una poesia poco nota. Questo autore del Mago è Severino Ferrari, che fu allievo di Carducci e che fece una tristissima fine. Morì, insomma, in seguito alla sifilide contratta da giovane. Però noi emiliani e noi romagnoli questa poesia la possiamo capire bene. E sentite cosa dice. O Severino, dei tuoi canti il nido, il covo dei tuoi sogni, io ben lo so. Ondeggiante di canape è l'infido piano che sfugge al curvo Reno e al Po, la nostra pianura, no? Dagli scopeti della bassa landa, pigro il pizzaccherin si rizza a volo, con gli strilli di chi mercè dimanda, levasi dell'arzagole lo stuolo, le anatre, le arzagole, no? Che si levano. Stampando l'ombra su per l'acqua lenta, ove l'anguilla maturando sta, o desio di canzoni, o sonnolenta smania di sogni nell'immensità, o largo sugli alti argini del fiume risplende il rosso dell'estiva sera, o palpitante della luna al lume, tenero verdeggiar di primavera. Sono proprio i nostri paesaggi che Carducci aveva conosciuto a Bologna, le estati viste dall'argine di un fiume. Quando i pioppi contemplano le stelle, innamorati con lungo sospir, e un lontano suon di romanelle viene dai canapai lento a morir. Le romanelle erano le canzoni delle contadine, ricordate anche da Pascoli, pensate alla Vandare, no? Allor che agosto cada, o Severino, e chiami in l'acqua le rane canore, noi torneremo poeti all'alberino, tutti solinghi in bei pensier d'amore, e dai tuoi pioppi, nelle notti chete, noi chiederemo con desiosa fe. O alti pioppi che tutto vedete, ditene dunque, bianco fiore, ov'è? Ed ecco che la bellezza del paesaggio si trasfigura nella bellezza della letteratura. E Biancofiore era protagonista di uno dei poemetti di Severino Ferrari, e rappresentava la poesia. La domanda è, dice, noi torneremo insieme, pensate a questo invece Severino Ferrari, molto malato, e Carducci lo voleva come suo successore alla cattedra di Bologna, non poté perché lui era già messo molto male, non riuscì a prendere la cattedra, poi fece questa cena per celebrare un momento di guarigione alla quale Carducci non andò perché non voleva soffrire troppo e ci viene raccontato, perché sapeva che era una finta cena di guarigione, in realtà lui andava ricoverato in un ospedale psichiatrico. Perché la sifilide procurava. Una sifilide, tra l'altro, Severino Ferrari non aveva avuto una vita dissipata. Sembra un po' la storia della lunga notte, la notte del 43, no? Cioè aveva avuto, c'era stato un episodio di gioventù, ma allora non si poteva curare. E quindi era stato, diciamo, sfortunato, mettiamola così. E il Carducci, sappiamo anche come ha reagito alla notizia della morte, era ormai anziano, sarebbe morto 2 anni dopo. Alza le mani e piange con la testa fra le mani, quindi voleva veramente bene a questo che doveva essere il suo allievo. E dov'è Biancofiore? Siede in riva a un bel fiume o il colle varca, tessendo al capo un cerchio agile di fiori, o dentro una sestina del Petrarca, beata ride i nostri vani amori. Ed è appunto questa idea dell'arte come qualcosa di irraggiungibile. La poesia, anche quella del passato, in questo caso. Biancofiore dov'è? È nella Sestina del Petrarca, una bellezza antica e perduta, ma è questo che la rende bella, come Dante per Dante Gabriel Rossetti. Sono realtà antiche, trasfigurate, rilette secondo categorie moderne, d'accordo? Che sono belle proprio perché perdute, come dirà Proust, altro autore del periodo, tutti i paradisi sono paradisi perduti. Abbiamo cominciato con Ut pictura poesis, la poesia come la pittura, e finiamo con una quartina, proprio una quartina di D'Annunzio, che è il contrario dei preraffaelliti, nel senso che è un poeta che avrebbe desiderato essere anche un artista. E nella sua poesia dedicata alla morte del cervo lo scrive chiaramente. Adesso vado, faccio prima a trovarla così. Eccola qua. Dice,
La morte del cervo, anche qui ci sarebbe molto da citare, collegandoci ai preraffaelliti, perché comincia con il poeta nascosto, sta cacciando il cervo e vede un uomo che nuota in mezzo al cerchio, ma rimane stupito dalla dimensione dell'acqua mossa da quest'uomo. E improvvisamente l'uomo salta fuori dal fiume, balza su quattro zoccoli, è un centauro. Madonna. E allora il poeta rimane folgorato dalla visione del centauro, che è la rappresentazione iconica del mito antico, d'accordo? Il centauro ingaggia una lotta con il cervo e il poeta descrive la loro lotta e dice: voglio cercare proprio la quartina giusta, eccola qua. Od erbe, la potenza che desidero è nei metalli che il gran fuoco ha vinto. Eternato nel bronzo di Corinto, ti darò quel che i lucidi occhi videro. È il rimpianto del poeta che in questo caso vorrebbe essere non pittore ma scultore. Od erbe, la potenza che desidero è nei metalli che il gran fuoco ha vinto. Vorrei essere uno scultore per poter rappresentare in maniera plastica questa lotta. E poi c'è tutta la descrizione della lotta che dura molte quartine. Il centauro afferrato avea pei palchi delle corna, il gran cervo nella zuffa, come l'uom pe capei di retro acciuffa il nemico e lo trae, finché lo calchi a terra per dirompergli la schiena e la cervice. C'è tutta proprio una lunga descrizione della lotta che finisce naturalmente con la vittoria del centauro. Ma prima c'è la tentazione di D'Annunzio di aiutare il centauro e gonfio il cor fraterno d'un antico rimorso, tesi l'arco dall'agguato, no? Perché voleva salvare l'uomo, no? Antico rimorso, quello degli uomini contro la ferinità delle bestie. Ma l'uomo co pugni avea divaricato e divelto le corna del nemico. E qui, con compiacimento dantesco, udì lo schianto stridulo dell'osso infranto, aperto sino alla mascella. Fumide giù dal cranio le cervella sgorgarono commiste al sangue rosso. C'è un compiacimento un po' dell'orrido che veramente ci richiama a certe pagine della commedia di Dante. Ma sentite poi la conclusione, dopo che c'è la lotta, il centauro si inghirlanda alla maniera classica e conclude: sola una nube era nell'alte zone dell'etere, qual dea scinta che dorma. Nel mito greco il centauro è nato appunto dall'unione di Sione con una nube. Kinein, fare l'amore, auras il vento, centauro. D'accordo? Poi dopo, perché dopo sarebbe una storia lunga su perché è mezzo uomo, mezzo cavallo, perché in mezzo c'è un altro passaggio. E anche la storia della nube sarebbe tutta raccontata, ma va bene. Comunque questa immagine della nube non è casuale, diciamo così. Venerava il nubigena la forma cui fecondò l'audacia di Sione, bellissimo m'apparve, in ogni muscolo gli fremeva una vita inimitabile. Repente s'impennò, sparve ombra labile verso il mito nell'ombre del crepuscolo. E in questa immagine veramente D'Annunzio aveva la capacità di dare immagini plastiche, icastiche, il mito che si allontana, qualcosa di bello proprio perché è perduto. E D'Annunzio, poeta della modernità, che è veramente modernissimo proprio perché percepisce che queste sono cose passate e che sono belle proprio perché non le puoi avere più. D'accordo? Un po' come quando si guardano le vecchie foto della propria città, e no, questa è una citazione da Calvino, un po' involontaria, e si dice che era bella una volta, ma meno male che non è più così. Buon pomeriggio e grazie.